c'è solo un'opera letteraria che usiamo per definire la vita. Diciamo che la vita è un'odissea, perché è un viaggio con biglietto di solo ritorno. Ulisse, dopo aver combattuto per 10 anni una guerra non sua, si perde tra isole e naufragi. E quando arriva finalmente a Itaca, dopo altri 10 anni, è un povero mendicante che nessuno riconosce. Deve riconquistare Itaca, ma non tanto sconfiggendo chi l'ha occupata, ma venendo riconosciuto da chi lo ama. Il cane, gli amici, il figlio, il padre, la moglie. Senza di loro Ulisse non può tornare Ulisse. Il viaggio di ritorno allora ha 3 tempi. Primo, partire, liberarsi delle guerre che combattiamo senza che siano nostre. Secondo, viaggiare, spogliarsi di tutte le maschere che ci siamo imposti o ci hanno imposto. E infine, tornare, essere riconosciuti da chi ci ama e che vogliamo amare, da chi ci restituisce a noi stessi quando ci sembra di non essere più nessuno. L'Odissea ci insegna l'arte di essere mortali, un atto rivoluzionario in un tempo in cui ci affanniamo a essere viventi senza essere vivi, un tempo che ha sostituito i destini con le carriere, la verità con la viralità. Passiamo la vita a fare ciò che il mondo si aspetta da noi, anziché ciò che ci rende vivi. Ma se sapessimo di dover morire fra una settimana, che cosa faremmo? La distanza tra ciò che facciamo e ciò che faremmo è esattamente la distanza tra difendere ciò che è già morto e ciò che ci rende eterni, originali, felici. Solo quando smettiamo di lottare per non morire, iniziamo a venire alla luce e a nascere. Solo allora, nell'Odissea e in ogni Odissea, la tua, la mia, tutto torna.